Grosseto è lì a ridosso dei playoff e a livello d'organico sicuramente meriterebbe qualcosa in più, almeno l'organico visto contro di noi, quindi da gennaio in poi si è sicuramente rinforzata e è stata una vittoria fondamentale, direi. Primo perché ti permette adesso di stare un punto e ragionare sulle partite successive, e poi perché anche, come dici tu, soffrendo, fare 3 punti in un campo difficile come quello di Grosseto è sicuramente per noi una spinta importante in vista dello scontro diretto di domenica. Ma noi avevamo in settimana preparato la partita sia per prendere gli alti che nel caso appunto ci aspettavamo una partenza così veloce, abbassarci un po' con le punte, lasciar giocare i difensori e con le punte nostre appoggiate sui loro mediani e poi sfruttare le ripartenze. Come abbiamo visto che all'inizio della partita sicuramente loro erano partiti a 3.000, così ci siamo un po' abbassati, un po' per scelta, un po' per vicissitudine. Abbiamo deciso di stare corti e loro hanno avuto sicuramente 20 minuti importanti, però, come ha detto anche il mister, occasioni nitide, se non una, non ne ho viste. Però sì, diciamo i primi 20 minuti loro sono partiti molto forti e noi siamo stati un po' costretti ad aspettarli lì, corti, compatti, facendoli sfogare, diciamo. Io non so le ultime prestazioni del Perugia come sono state, quindi non posso dirti, so di sicuro che il Pontedera, anche in vista del calendario del Grosseto, che ripeto, ogni partita è a sé, ogni partita è complicata, però calendario alla mano mi sembra che il Grosseto adesso abbia un Viareggio, Prato, Barletta, quindi un calendario abbastanza, almeno sulla carta, agevole, e il Pontedera non può permettersi, visto che deve ancora riposare, tra l'altro, di regalare niente, quindi secondo me già domenica col Perugia. Il Pontedera, che reputo una squadra che gioca a calcio molto bene, con un allenatore molto preparato, secondo me può dare del filo da torcere importante al Perugia. Sicuramente facendo il nostro, che quello è l'obiettivo primario, ossia chiudere a 64, costringiamo le altre a fare in questi ultimi 3 turni dei risultati importanti. Abbiamo la fortuna di sfidare noi il Frosinone, quindi mettere in una posizione deficitaria loro. E poi sperare che Perugia perda qualcosa per strada e lo stesso Frosinone nello scontro diretto si diano fastidio l'uno con l'altra, diciamo. Noi l'obiettivo primario è guardare il nostro e fare 64 punti, poi vediamo loro cosa fanno. Da Viareggio in poi c'è stato un ulteriore cambio di passo, secondo me, a livello di mentalità. Non è più magari ragionare partita dopo partita perché ne mancano due a noi, quindi uno può anche ragionare con una gettata più larga, però ripeto, ho grande fiducia nei miei compagni, nella mia squadra e soprattutto mi aspetto un via del mare devastante domenica. A modo mio di vedere, il giocatore che ha fatto la differenza, non ti dico Ciofani perché sarebbe troppo facile, perché comunque è un attaccante importante e tutto quanto. Un bel punto di forza del Frosinone, secondo me, è Zampino. Il fatto che non c'è, magari domenica gioca l'altro, fa la partita della vita, perché è così. Mi aspetto che, come noi abbiamo sostituti all'altezza, anche una squadra come il Frosinone sicuramente avrà lo stesso, però Zappino secondo me è uno dei punti di forza insieme a Ciofani. C'è solo una voglia, un desiderio di raggiungere un obiettivo che ci siamo prefissati tutti all'inizio anno.